Finalmente c'è di nuovo il sole. Mamma, come al solito, è uscita presto. Io ho messo ordine in casa e adesso, come tutti i giorni della mia vita, sto litigando con mio fratello. Andiamo in cucina quando un grande boato ci butta a terra. Un'esplosione dietro l'altra. Hanno finito e corriamo via. Ma ogni passo mi pento di averlo seguito. Corro da Amir e gli stringo forte la mano. Ci superano alcune auto, suonano, la folla mi spinge. Perdo la mano di mio fratello e mi ritrovo da sola. Poi vedo un uomo e una donna. Lui le urla qualcosa e scompare tra la folla. Lei si guarda attorno, è terrorizzata, non sa che fare. È una donna bianca, sola, in una folla di uomini inferociti. I nostri sguardi si agganciano. Corre verso di me, mi stringe la mano e mi porta via dal centro della strada. Corriamo, corriamo senza dirci una parola. Non riesco a staccarle lo sguardo di dosso. È bella, i capelli lunghi sulle spalle hanno un colore magico, come se dentro ci fossero dei fili d'oro, e alle orecchie porta orecchini pendenti. «Ciao, io sono Ilaria», dice in arabo. «Ciao, io sono Jamila. Io sono una giornalista italiana». «Io no», rispondo, e scoppiamo a ridere. Mi racconta in arabo che vive in una città che si chiama Roma, che è la città più importante dell'Italia, come Mogadiscio per la Somalia. Dice che in Italia non ci sono i clan, ma dei territori un po' diversi tra loro, che si chiamano regioni, e che non si fanno mai la guerra. Ilaria ha studiato all'università e ha imparato l'arabo, l'inglese e il francese. Poi è stata in Inghilterra, in Tunisia e in Egitto. C'è stata da sola, senza neanche una della famiglia che l'accompagnasse. E adesso viene sempre qui in Somalia. Secondo me lei è un po' matta a venire in un paese in guerra. Lei dice che lo fa per raccontare alle persone italiane cosa succede qui da noi. Dice che se non lo fanno i giornalisti, nessuno saprebbe nemmeno che c'è una guerra. Io non lo capisco. Secondo me bisognerebbe raccontare soltanto le cose belle, non quelle brutte. Se io potessi vivere in un posto senza guerra, me ne resterei lì per sempre. Ilaria, posso farti le trecce? Le chiedo appena entra in casa. E comincio a intrecciare. Che bei capelli che ha, sono lunghi, morbidi e si lasciano pettinare bene. E poi mi piace quando se li butta indietro mentre parla. Perché non sei ancora sposata? Le chiedo. Perché ancora devo trovare l'uomo giusto, quello che va proprio bene per me, risponde Ilaria con un sorriso. Ma non puoi chiedere ai tuoi genitori di trovartelo. Non è bello che una donna vecchia come te non sia sposata. Secondo me dovresti metterti dei vestiti più belli. Non puoi sperare di trovare un marito con quelle camicione larghe e quei pantaloni stropicciati e quelle scarpe poi. Sai, papà ha studiato in Italia e mi raccontava sempre che le donne italiane sono davvero eleganti e che portano le scarpe con i tacchi. E mio papà non mentiva mai. Vecchia addirittura, ho 32 anni, protesta. Appunto! Jamila, stai superando ogni limite, urla mamma, ma Ilaria continua a sorridere. Lei e Ilaria sono diventate molto amiche. Parlano di cose da grandi, che a me non devono interessare. Ma a me invece interessano e come. Parlano di passaporti, della possibilità di essere considerati rifugiati politici. Ma poi parlano anche di infibulazione. E questo mi interessa, perché ormai sono grande abbastanza per farla. Anzi, sono quasi troppo grande. Le altre ragazzine della mia età l'hanno già fatta. Ilaria si siede accanto a me, poi con fare misterioso fruga nella sua borsa nera. Prende una foto e me la mostra. È lei, seduta in una poltroncina. Ehi, ma sei bellissima! Allora li hai i vestiti eleganti? Certo che li ho! Ti ho portato questa foto apposta, altrimenti non mi avresti creduto, vero? Ero stata invitata ad una trasmissione televisiva che affrontava il problema del velo delle donne islamiche. Lo vedi quel signore? È uno dei miei professori dell'università. Lui, per tutto il tempo, ha sostenuto che il velo è previsto dal Corano. Io ho ribattuto che non era vero e l'ho fatto citando le fonti esatte. Il giorno dopo mi ha telefonata in Rai e mi ha detto che avevo ragione io, ma che non era il caso di dirlo in televisione. Anche il mio papà me lo diceva sempre che il velo non è previsto dal Corano. Diceva che è solo una tradizione. Diceva che c'è un mondo intero fuori dalla Somalia e si muove velocemente. Sì, c'è un mondo intero lì fuori. Spero che tu possa vederlo presto, mi dice Ilaria. Andare fuori dalla Somalia, in un posto senza la guerra, magari,
Magari mi sposo con un uomo come papà che ha studiato in un altro paese e mi porta a vivere lì. E porto anche mamma e Amir. Sai, Jamila, tu non mi hai fatto la domanda giusta, dice Ilaria. La domanda giusta? Sì, tu mi chiedi sempre se mi sposo, ma non mi chiedi mai se sono innamorata. Sei innamorata? Gli occhi le brillano e sorride tantissimo. Mi sa di sì, ma te lo dico di sicuro la prossima volta che ci vediamo. È un segreto tra noi due. Finalmente, anche io e lei abbiamo un segreto. Quando ho conosciuto Ilaria, ero una bambina che pensava di sapere tutto e in realtà non sapeva niente. Sognava ad occhi aperti di sposare un principe e diventare una principessa, forse per sfuggire alle brutture della guerra. Adesso che ho quasi l'età che aveva Ilaria quando fu uccisa, so molte più cose, ma non ne so ancora abbastanza. Ilaria è stata per me come una porta attraverso la quale entrare in un mondo diverso, quel mondo che mio padre mi aveva sempre raccontato. Le persone che muoiono ci lasciano sempre un'eredità. Mio padre mi ha lasciato il suo sogno di vivere liberi dai clan e dai condizionamenti religiosi. Ilaria invece mi ha lasciato in eredità la bellezza di fare bene il proprio lavoro, qualunque esso sia. Adesso vivo a Parigi, sono una giornalista, parlo con facilità francese, arabo, italiano e inglese e lavoro spesso a inchieste sull'integrazione culturale degli extracomunitari, raccogliendo e raccontando piccole storie personali, proprio come faceva Ilaria. E adesso so chi sono. Sono Jamila, sono una donna somala, di adozione francese, non infibulata, libera di essere, e lo devo anche a Ilaria. Down the same road, will you be there by my side?